Irina Zobbaceva, coordinatrice delle relazioni pubbliche tra Russia e Sicilia e presidente dell'Associazione Italo-Russa, il Mondo Culturale Università di Perm interviene nel merito di un recente incontro tra un console russo e l'amministrazione comunale di Agrigento e sul caso delle mani mozzate alla scultura bronzea Dandelion, donata alla città di Agrigento dall'artista russo Grigori Potocki. Ad Agrigento recentemente si è svolto un incontro tra il console russo e il sindaco Franco Miceche, nell'ambito anche di un gemellaggio. Irina Zobbaceva. Io vorrei dire della storia del gemellaggio, quella che è iniziata dal 2005 dal mio marito Dario Daniele. Noi abbiamo iniziato questo percorso per poter avvicinare la mia terra con la terra di Sicilia, dove io adesso vivo da 17 anni. Il gemellaggio per me Agrigento è come fosse un ponte tra due popoli. Infatti nel periodo di amministrazione di Lillo Fioretto noi abbiamo fatto una serie di progetti, tra quale è stato pure diciamo, premiato dall'Università di Mosca la nostra associazione un dono Dandelione in bronzo di Grigori Potocki, dello scultore russo. L'abbiamo installato, grazie a Lillo, nella via Tanea. E poi nel periodo, appunto adesso quando è arrivato Francesco Miceche, noi abbiamo reinstallato la statua per poterla spostarla in un posto, diciamo, più protetto dai vandali, no? Perché la statua purtroppo era un pochino distrutta. Io vorrei fare una domanda al sindaco Miceche: e come mai abbiamo lasciato il nostro incontro con il console, quelle che abbiamo programmato ad aprile, e come mai è stato tutto in buio? Perché l'incontro è stato organizzato appunto anche per questo, per la inaugurazione del nuovo posto. Gemellaggio tra le città Perme e Agrigento è certo che è fondamentale, e noi andiamo a proseguire, approfondire questo rapporto, ma purtroppo io da sindaco, poi dopo quando io avevo ricevuto la risposta positiva dal console Sergei Patronov da Palermo, che lui viene a trovarci, a conoscere il sindaco. Poi io non ho ricevuto nessun appoggio, nessun programma, niente da sindaco, nessuna collaborazione. Lei, Irene Zobbaceva, intende precisare che la recente sparizione delle mani dalla statua del Dandelion ad Agrigento è stata provocata da qualcuno, il titolare di un bed and breakfast, che se le affissa innanzi la propria struttura ricettiva, contrariamente a quanto è stato affermato da alcuni pubblicamente. Lei è al corrente di ciò? Sì, perché la mia concittadina russa, che abita pure ad Agrigento, mi ha mandato la foto che ha visto queste mani attaccate ad un muro in un B&B. Io lo so, lei mi aveva detto che l'ho visto.